Salve a tutti, oggi voglio farvi vedere questo lavoro. Tingeremo di nero questi stivaletti di pelle liscia e per farlo useremo il Black Devil, ovvero una tinta penetrante per pelli lisce. Come al solito, prima di iniziare, volevo ricordarvi di iscrivervi al canale, di lasciare like sotto questo video e magari anche un commentino. Fatemi sapere cosa ne pensate, se il video vi piace, se volete qualche altro contenuto in futuro, qualcosa di particolare, eccetera. Quindi, detto ciò, non dilunghiamoci troppo in chiacchiere. La prima cosa che faremo sarà dargli una bella pulita con dell'acetone. Questo serve per pulire la pelle da tutto il grasso e far sì che la tintura penetri meglio nei pori della pelle. Ok, procediamo pure. Una volta pulite possiamo anche iniziare a tingerle. Mi raccomando, dove fate questo lavoro, questa è una tintura molto potente, infatti io non si vede, ma ho due paia di guanti. E quindi niente, iniziamo pure. Come dicevo, stiamo attenti al bordo perché vogliamo lasciare il colore originario sulla gomma. Bene, adesso non ci resta che passarla dappertutto. La parte più rognosa purtroppo è quella di far entrare bene il colore in tutti i fori. Bene, una volta finito e lasciato anche qualche ora ad asciugare, avremo questo risultato. Non abbiamo ancora finito, adesso andremo a passare uno strato di classico lucido per scarpe nero. Servirà per dare alla pelle un po' di tono, per nutrirla e anche ammorbidirla. Innanzitutto con la spazzola per entrare bene in tutte le fessure, gli angoletti dove la spugna non arriva. Stiamo sempre attenti a passarlo anche dentro i fori. Ok, a questo punto abbiamo quasi finito, lo lasciamo asciugare qualche minuto e poi lo passiamo a lucidare. Qui, dopo qualche minuto il lucido si sarà asciugato e lo andiamo a lucidare con uno straccio per dargli ovviamente la lucentezza. Se riesco vi faccio vedere la differenza, così è come adesso. Eccolo qua, che noi facendo così andiamo a togliere
la crema in eccesso, quindi lo facciamo su tutto lo stivaletto. E infine gli diamo una bella spazzolata con una spazzola pulita, ovviamente, serve solo per dargli l'ultima lucidatura. Bene, una volta lucidate entrambe, il risultato sarà questo qui. Anche questo lavoro è finito, come ho già detto inizio video, ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like e un commento per aiutarmi e per sostenermi. Io ti ringrazio per avermi guardato e come al solito ci vediamo al prossimo video.